Momo è una banca che non contempla soldi, ma solo il tempo. Sì, a Crotone, anzi, anche a Crotone, nasce questo esperimento presso la Sala Santa Veneranda, ospitato dalla cooperativa One. L'intento è quello di creare una rete circolare dove le persone mettono a disposizione il proprio tempo. Momo a Piessa ha lavorato un anno per questo giorno, per presentare alla città il progetto in cui vengono messi a disposizione beni e servizi. Momo è pronta ad aprire gli sportelli ai cittadini, in una città che ha tante risorse che possono essere messe a frutto e restituirle ai cittadini stessi in uno scambio organizzato. A presentare Momo la Banca del Tempo, la presidente Giusy Lumare. Noi intanto abbiamo parlato con il coordinatore cittadino Andrea Trusciglio. Momo al tempo dà un valore importantissimo, infatti noi è proprio su questo che ci basiamo, il tempo che ogni persona ha a disposizione come vuole investirlo. Noi ci proponiamo quindi collegare le persone in relazione tra loro in maniera tale che possano scambiare questo tempo. Come dicevo, c'è una valuta che noi utilizziamo al posto della moneta fisica, che è proprio il tempo e l'ora, e quindi anche tramite un software che è stato sviluppato all'interno di questo percorso che è durato un anno. Prima di questa serata ci sarà modo, ecco, anche oggi stesso di capirne i meccanismi, e ci sarà anche spazio per delle domande. Non è un baratto, attenzione, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. C'è un'unità di valore. Allora, Momo intanto si basa su un'esperienza che è stata rodata per circa 20 anni sul territorio dell'Emilia Romagna, Bologna, infatti la sede legale si trova lì, ha trovato le condizioni e la fertilità idonea per poter attecchire anche qui, e dopo un lungo processo di gestazione abbiamo deciso di aprire letteralmente anche degli sportelli da lunedì in poi per accogliere la cittadinanza e appunto continuare questo processo di inserimento in questa rete di economia non monetaria. Non ne abbiamo bisogno perché noi abbiamo già tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere. Già solo se noi facessimo un censimento delle competenze delle persone dentro questa sala, avremo di che sopravvivere anche dignitosamente. Beni e servizi, ma per far capire meglio i nostri telespettatori, una persona offre il proprio tempo offrendo appunto dei servizi che poi in che modo saranno ricambiati? Allora, una volta che il cittadino utente, ma per noi è un cittadino che fa parte della comunità di Momo, aderisce a questa iniziativa, entra in un sistema appunto che è gestito da un software che permette l'accumulo e il cedere il proprio tempo in cambio di beni e di servizi. Appunto non si basa solo su un rapporto diretto, quindi non si è per forza collegati direttamente uno a uno, ma uno può riferirsi, dopo aver dato un servizio ad un altro o averlo ricevuto, a qualcun altro all'interno della rete, quindi non è per forza un rapporto diretto, ed è anche qui la ricchezza che Momo offre nel avere la più variegata disponibilità di servizi e beni che i cittadini mettono a disposizione. Soprattutto voglio sottolineare che con beni si intende tutto ciò che si può autoprodurre e che quindi possono anch'essi essere adoperati all'interno di questa economia non monetaria. In conclusione, Momo può favorire la coesione di questa comunità di Crotone? Non a caso abbiamo deciso di aprire proprio in questo momento storico, che come ben sappiamo stiamo vivendo una profonda crisi, soprattutto al sud, e soprattutto una realtà come quella di Crotone, che ha tante difficoltà strutturali, soprattutto sociali. E quindi noi come associazione ci proponiamo con questo progetto pilota, poi ce ne saranno ovviamente anche altri eventi, di coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva e non creare un circolo esclusivo, ma un circolo inclusivo, quindi dove tutta la cittadinanza finalmente riesce ad entrare in questo sistema e a scambiare tra di loro idee e servizi e progetti e tutto ciò che una persona ha da offrire, ovviamente principalmente il suo tempo, che decide in autonomia. Noi siamo qui perché come Banca del Tempo abbiamo